ascolteremo oggi come parola di Dio, quindi come parola che ci viene incontro personalmente, il prologo del Vangelo di Giovanni e dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Eppure nell'ultimo giorno dell'anno, quasi come sintesi di un tempo, di un anno, il Signore ci fa tornare attraverso la Sua parola all'inizio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Dobbiamo tornare lì. Il Natale è sempre un nuovo inizio. Sempre un nuovo inizio perché Gesù rifà nuove tutte le cose. E la sua venuta, la sua presenza, rende tutto nuovo. Non può essere stato il Natale dell'anno scorso o di 10 anni fa. Questo Natale deve aver avuto una caratteristica particolare, un incontro particolare con Gesù, perché Lui fa nuove tutte le cose. E come le fa nuove? Attraverso la grazia e la verità, dice sempre il testo del Vangelo di Giovanni. La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Cos'è allora la grazia di un anno nuovo che si presenta alle porte, di un tempo che deve essere nuovo nella nostra vita? È la grazia di entrare in Cristo, è la grazia di entrare nella verità che è Cristo, perché solo questo permette di combattere l'anticristo, che invece è l'espressione non della verità ma della menzogna, dell'insidia, della calunnia, della divisione. In Gesù non c'è una cosa e il contrario di questa cosa, di una parola o il contrario della parola. In Gesù Cristo c'è una sola cosa, una sola parola, la verità e la grazia. Quindi, sostanzialmente, è facile in realtà sapere da che parte sto. I padri del deserto dicono appunto, ma tu, parola, azione, sguardo, vieni da Dio o vieni dall'altro, dal nemico? Non può esserci Cristo e l'anticristo contemporaneamente nel nostro cuore, nella nostra parola, nella nostra visione e nella nostra azione. O c'è Cristo o c'è l'anticristo. E che chi è l'anticristo? Sant'Agostino dice l'anticristo è colui che si rivela contrario a Cristo. Colui che si rivela contrario al Vangelo. Ma ricordiamoci che l'anticristo lavora sotto una forma che offre agli uomini sempre una soluzione appropriata, il tutto pronto lì davanti a te, devi solo scegliere il come e il quando. Cioè l'anticristo lavora in maniera subdola, facendoti apparire verità quella che verità non è, e soprattutto dando una soluzione apparente a tutti i problemi, possibilmente senza fatica, senza sofferenza, senza croce,
ma con tanto di gloria, tanto di plauso, tanto di benemerito, ecco, tutte queste cose. Quindi è molto facile, in fondo, scegliere l'anticristo, perché apparentemente ai nostri occhi è cosa buona. È cosa buona. E quindi fare discernimento diventa più difficile. Ma qual è il modo per discernere se la verità viene da Cristo oppure dall'anticristo? Beh, sicuramente la tentazione, ecco, la tentazione, quella che il Padre nostro dice liberaci dalla tentazione, in realtà è la tentazione che ti permette di capire da che parte stai. Perché nella tentazione tu devi scegliere se siamo con Cristo oppure no. E poi l'umiltà. Il diavolo scappa davanti all'umiltà, non la sopporta l'umiltà. E la croce. Se la nostra vita è segnata dalla croce, ci custodisce dall'anticristo. Tutte le volte che noi vogliamo attraversare la vita senza attraversare anche la croce con Cristo, noi saremo preda dell'altro. Mentre attraversare la vita attraversandola con Cristo e quindi prendendo in mano il bastone della croce, potremo davvero allora attraversare la storia rimanendo aderenti a Cristo e all'amore. Perché anche la carità tante volte è fatta per il nostro orgoglio e per la nostra superbia. E dobbiamo sempre chiederci invece, è per amore di Cristo? È perché davvero Lui passi, Lui attraversi, Lui venga glorificato. Tante volte noi siamo capaci di fare la carità perché diamo via quello di cui possiamo fare a meno. Ma la vera carità è lasciarci svuotare, lasciare che Cristo possa abitare in noi. E prenderci quello che a Lui serve per la salvezza nostra e degli altri. La grazia e la verità vengono da Cristo. Allora credo che non c'è miglior augurio per questo anno che termina e per il nuovo che è alla porta di chiedere davvero che nella nostra vita la grazia, cioè la presenza di Cristo, il suo Spirito, possano davvero abitare la mia vita, precederla in tutto quello che faccio e rimanere, anche con sofferenza, nella verità. Comporta coraggio, comporta sicuramente anche isolamento, rimanere nella verità. Ma vi assicuro che Cristo non mancherà di consolare il nostro cuore e soprattutto di farci partecipi della sua presenza d'amore.